Ciao a tutti, oggi andiamo ad eseguire la posizione del gatto sia in posizione retta che da seduti. Partiamo dalla posizione retta. Ci portiamo frontali rispetto alla nostra sedia, andiamo ad aprire i piedi della larghezza del bacino, i piedi saranno paralleli proprio come un binario sul quale scorre un treno. Nell'inspiro andiamo a spingerci sulla punta dei piedi, quindi solleviamo i talloni, chiudiamo bene i glutei, apriamo il petto, solleviamo lo sguardo verso l'alto. Nell'espiro scendiamo con i talloni a terra, portiamo un pochino indietro il bacino e poi iniziamo a curvare bene la schiena, portando il mento al petto, facendo rientrare l'addome. E di nuovo nell'inspiro salgo sulle punte. Glutei in tenuta, apro il petto, sollevo lo sguardo, espiro, scendo coi talloni, curvo la schiena, in, apro e espando il petto, espiro, una bella gobba, inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Ora andiamo a fare l'esercizio con l'utilizzo della sedia. Mi posiziono laterale in modo tale che potete vedere bene il movimento della schiena. Quindi ginocchia piegate, mani sulle ginocchia. Nell'inspiro vado a portare in avanti il petto, sollevo il mento, scivolo un pochino in avanti col torace. Nell'espiro scivolo indietro, curvo la schiena, faccio rientrare l'addome, mento al petto. E di nuovo inspiro, espiro, inspiro. Espiro, inspiro, espiro. Posso poi sciogliere la posizione e andare a fare qualche movimento per sciogliere ancora la schiena. Per esempio, posso andare a fare delle rotazioni con il torace. Nell'inspiro scivolo in avanti, nell'espiro scivolo indietro e poi cambio il senso della rotazione. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Ritorno centrale, sciolgo le braccia lungo i fianchi e posso andare a inclinarmi su un fianco, nell'inspiro torno centrale, nell'espiro mi inclino sull'altro fianco e di nuovo inspiro, espiro, inspiro torno al centro, espiro scivolo. Immaginiamo con la mano di andare a toccare il terreno. E poi sciogliamo la nostra posizione e ci prepariamo per i movimenti successivi. Buona giornata!